Benvenuti alla lettura settimanale per il segno della Vergine. Andremo anche in questo caso a vedere quali energie verranno canalizzate dal segno della Vergine. Se non risuona con tutti voi, potete guardare le letture del vostro segno ascendente o della vostra luna. Sicuramente in uno di questi troverete l'energia che voi state canalizzando in questo momento. Dunque abbiamo la carta dell'appeso e quella del focolare. La Vergine quindi questa settimana sarà molto dedicata alla casa, molto dedicata alla famiglia. Direte, beh grazie, siamo chiusi a casa, è ovvio. Sì, ma non è esattamente infatti questo quello che voglio dire. Queste due carte messe insieme parlano di una sensazione di blocco e pausa eccessiva. Mi spiego meglio. Il blocco e la pausa eccessivi non dipendono semplicemente dal fatto che siamo chiusi a casa e quindi non abbiamo alternative se non stare in famiglia, per chi ha famiglia in questo caso, o stare comunque con le persone con cui conviviamo. Questa è una carta che in realtà ci dice che noi siamo bloccati in questa condizione per un motivo ben preciso. E cioè dobbiamo imparare a comprendere un qualcosa che non stiamo comprendendo. Nel momento in cui siamo noi i creatori della nostra realtà e nel momento in cui, dal punto di vista esoterico, ciò che accade fuori è un riflesso di ciò che accade dentro, la nostra anima ci mette in una condizione e ci impone di rimanere in quella condizione fino a quando non vediamo quello che dobbiamo vedere, fino a quando non impariamo quello che dobbiamo imparare. Questa cosa è vera per tutti, ma in particolare, a quanto pare, per questa settimana sarà vera per il segno della Vergine, che avrà una grande occasione di uscire da questa condizione di blocco di prospettive, quindi non tanto un uscire da casa, ma un uscire da un modo di vedere le cose. L'appeso, già quando è una carta diritta, parla di qualcuno che appunto si sente bloccato in una posizione, in una condizione scomoda. E si trova in quella posizione proprio perché l'anima sta aspettando che questa persona si risvegli, apra gli occhi e capisca le cose da quel punto di vista, che guardi le cose da quella prospettiva. In questo caso, però, la carta dell'appeso è rovesciata, quindi il suo significato è ancora più estremizzato, ancora più forte. In particolare, ciò che sta a significare è che il motivo per cui la Vergine non ha ancora capito, non ha ancora visto le cose come vanno viste, è semplicemente uno che pensa di vederle già nel modo giusto. Cioè, con questa carta rovesciata, noi non stiamo comprendendo il messaggio, non lo stiamo vedendo. L'universo ci sta sbattendo davanti agli occhi un qualcosa che noi non riusciamo a vedere. E in questo caso, quando dico noi, mi metto proprio io nel mezzo perché sono segno della Vergine, il mio sole in Vergine. Quindi ci sarà un qualcosa che questa settimana non vedremo, oppure non diciamo qualcosa che finora non abbiamo visto perché eravamo convinti di avere ragione noi. Perché eravamo convinti che la nostra prospettiva, che il nostro punto di vista fosse giusto. Quindi, se io sono convinta di avere ragione, per quale motivo dovrei cambiare idea su un qualcosa? È ovvio che non lo faccio. Per quale motivo dovrei prendere in considerazione altri punti di vista e altre prospettive? È ovvio, non lo faccio perché penso che la mia prospettiva sia giusta. Ecco che invece evidentemente ci stiamo sbagliando e questa è la settimana nella quale possiamo prendere consapevolezza di questa cosa e accorgercene, perché questo appeso è lo stare a casa, è lo stare in contatto con determinate persone che fanno parte della nostra sfera più intima o addirittura lo stare da soli, per chi di noi è da solo e magari interagisce solo telefonicamente o tramite internet con le proprie persone care. Ecco che in realtà questa sarà una bellissima occasione per capire e vedere quello che ancora non abbiamo visto tramite le relazioni. Quindi sarà tramite le relazioni con la nostra famiglia genetica, biologica o animica o amicale, ma sarà tramite le interazioni che questa settimana avremo l'opportunità di cambiare finalmente prospettiva e avremo come una piccola intuizione, o perlomeno possiamo averla. C'è questa possibilità se noi ci manteniamo con una mente aperta, se noi non ci chiudiamo troppo nel nostro avere ragione, nel nostro sapere come stanno le cose a priori. Vediamo meglio qual è la nostra posizione. Ah, ecco, appunto, esatto, arriverà l'ispirazione.
E nel momento in cui l'ispirazione arriva, dobbiamo semplicemente essere in grado di vederla, di ascoltarla, di sentirla, perché purtroppo molte volte siamo talmente tanto focalizzati sulle nostre idee che ci arrivano degli input, ma questi input non vengono accolti, non vengono recepiti, non vengono visti, non vengono presi in considerazione. Quindi ci sarà quell'insight a un certo punto, ci arriverà, non vedo l'ora di capire che cos'è, perché in effetti io stessa ci sono delle cose, delle dinamiche che ovviamente mi sto trovando ad analizzare in modo particolarmente intenso in questo periodo perché ho tanto tempo a disposizione e perché sono sola. Quindi non ho il contatto diretto con altri, ma io interagisco con la mia famiglia, con gli amici o con i clienti, interagisco solamente online. Però ecco, mi rendo conto che in effetti ultimamente mi sono trovata a rimuginare su certe dinamiche per cercare di capirle, perché so che la comprensione è la prima fase per la risoluzione. Ed è quello che sto aspettando, è proprio un'ispirazione, proprio una risposta dall'universo che mi faccia dire: ah, ecco, è questo allora. Però è anche vero che sì, l'ispirazione arriverà, ma dobbiamo essere pronti e aperti per ascoltarla. Quindi quello che io realmente auguro a tutti voi della Vergine, che siate Vergine come Sole, come ascendente o come Luna, è proprio quella di fare attenzione, di non chiudervi nelle vostre idee, nella vostra convinzione di avere già capito tutto. Perché la verità è che se siamo appesi, non abbiamo capito tutto. E se siamo appesi rovesciati, non solo non abbiamo capito tutto, ma non ci rendiamo nemmeno conto di non avere capito tutto. Quindi ecco, occhi davvero aperti. Qual è il consiglio degli angeli questa settimana? Abbiamo l'arcangelo Gabriele che ci dice: beh, in effetti, potremo comunque questa settimana avere anche le nostre soddisfazioni. Possono essere soddisfazioni, come piccole o grandi cose a livello sia affettivo sia professionale. E per qualcuno ci saranno appunto delle soddisfazioni a livello professionale, per il duro lavoro che è stato fatto. Quindi un riconoscimento, che sia un riconoscimento verbale da parte di qualcuno, che sia un riconoscimento in termini materiali, mentre invece per qualcun altro sarà una forma di abbondanza che arriverà emotivamente, perché magari abbiamo curato le nostre relazioni nel modo migliore. Però ecco, c'è anche un consiglio. Il consiglio è quello di lasciare andare alcune situazioni che invece non sono esattamente ciò che ci fa bene. Quindi ecco, se avete per esempio qualcosa, qualche relazione, qualche situazione, qualche legame di qualunque tipo con persone, cose o situazioni che avete l'impressione che non vi facciano bene, lasciatele andare, è proprio il momento di eliminare. Ad ogni modo ci saranno dei motivi per festeggiare, quindi ecco, non possiamo fare il grande party, ma possiamo festeggiare con noi stessi, possiamo celebrare con noi stessi e noi, ricordatevelo sempre, siamo la persona più importante della nostra vita. Per il resto, ragazzi, per una lettura privata andate sul sito internet oppure inviate un'email e altrimenti ci vediamo alla prossima.